L'Italia, una terra a forma di stivale. Ogni forma contiene un numero grandissimo di variazioni e differenze. Un astuccio può essere stretto e lungo, oppure alto e largo. Un pennarello può essere sottile o spesso. E guarda le scarpe dei tuoi compagni di classe. Tutte diverse per forma, materiale, colore, altezza e lunghezza. Anche uno stivale può avere tantissime forme diverse. Dire che l'Italia ha la forma di uno stivale, quindi, per il geografo, non è abbastanza. Perché uno stivale ha tante forme diverse, ma l'Italia ha una forma sola. Che cosa rende unico questo stivale? Quali sono le caratteristiche dell'Italia? L'Italia è una penisola dell'Europa e, come tale, si trova nell'emisfero boreale. La sua particolare latitudine, compresa tra i 47 e i 35 gradi nord, la pone alla stessa distanza dall'equatore e dal polo nord. Per questo l'Italia gode di un clima temperato. A nord è saldata al resto del continente europeo dalle Alpi, che segnano i confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia. A sud si estende al centro del Mar Mediterraneo, circondata su tre lati dai mari. A est il Mar Adriatico, a sud il Mar Ionio, a ovest il Mar Tirreno e il Mar Ligure. Grazie alla sua posizione, la penisola italiana rappresenta un ponte naturale tra due continenti, Europa e Africa. Osservandola da lontano, per mezzo di un'immagine satellitare, è facile cogliere le principali caratteristiche dell'Italia. La sua forma, innanzitutto, lunga e stretta. L'estensione da nord a sud è di circa 1200 km. Mentre la larghezza, variabile a seconda della posizione, rimane comunque modesta. L'Italia occupa una superficie di poco più di 302.000 km², pari a circa il 3% dell'intero territorio europeo. Osservando adesso i colori della carta, possiamo notare come siano dominanti i marroni scuri e chiari, cioè i colori che indicano i rilievi montuosi e collinari, mentre il verde delle pianure ha un'estensione ridotta. Proprio la forma e la disposizione delle grandi catene montuose sono un'altra caratteristica della penisola italiana. Sulla carta si riconoscono chiaramente le Alpi, che formano un arco nella regione settentrionale, e gli Appennini, che percorrono il territorio da nord a sud. Essendo circondata dal mare, l'Italia presenta un'estensione costiera vasta e dal profilo molto vario, più uniforme sul versante adriatico e più articolato lungo la costa tirrenica. Infine, il territorio italiano è caratterizzato da numerosi arcipelaghi e dalle grandi isole di Sardegna e Sicilia. All'interno del territorio italiano possiamo distinguere tre grandi regioni fisiche. La regione continentale è quella attaccata al resto del territorio europeo e comprende la catena alpina e la pianura padano-veneta. La regione peninsulare è quella interamente circondata dal mare e percorsa da nord a sud dalla catena appenninica. La regione insulare comprende la Sicilia e la Sardegna, le isole più grandi di tutto il Mar Mediterraneo, oltre che numerosi arcipelaghi e isole. Le differenze tra le tre regioni fanno sì che l'Italia concentri al proprio interno una grande varietà di paesaggi, di climi e di ambienti naturali. Dalle cime innevate delle Alpi alle spiagge assolate della Puglia, dalla vasta distesa della pianura padana alle dolci colline della Toscana, il patrimonio paesaggistico e naturale dell'Italia attrae ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo.